Ragazzi, buongiorno, vi voglio fare un breve video. Scusate la voce, mi vedete così, ma siamo a ottobre, soltanto che fa un caldo bestiale e infatti questa alternanza di temperature freddo-caldo mi ha provocato questa voce un po' strana. Comunque vi volevo più che altro trasmettere, non so se capirete tutto di quello che vi dirò in questo video. Ma l'importante è capire, diciamo, cioè ho detto voglio fare questo video comunque per trasmettere il mio entusiasmo nell'aver fatto questa scoperta, che in realtà erano cose che io già sapevo, però sai come alcune volte quando noi arriviamo a delle scoperte non diciamo, non le realizziamo subito, cioè magari le capiamo con la mente, però non le abbiamo capite fino in fondo, non le abbiamo interiorizzate. E in questo video ti voglio parlare proprio dell'entanglement o del fatto che siamo tutti uno, ok? Allora, diciamo che in questo periodo mi stanno succedendo delle cose molto particolari, come per esempio il fatto che sto notando. Diciamo, sto notando molto spesso che diciamo, a volte penso a una persona e immediatamente, magari una persona che non vedo da tanto tanto tempo, e immediatamente quella persona o mi manda un messaggio, oppure mi scrive, oppure che ne so, va a vedere le mie stories, oppure mi capita sempre, spesso anche in passato, di fare dei sogni dove io praticamente prevedo delle cose che succedono e mi sono successe anche delle cose particolarmente, cioè molto forti, che io ho visualizzato, cioè ho visto proprio nel mio sogno proprio come era fatta la casa di una persona prima ancora che io andassi a visitarla. Cioè questa cosa mi ha proprio sconvolto. E poi in questo periodo, come saprete, mi sto dedicando alla lettura dei registri akashici, che sono questi, che soprattutto l'oracolo dei miei registri akashici. Sto facendo un sacco di letture, mi state scrivendo delle cose bellissime, veramente vi ringrazio. E sto scoprendo sempre di più quanto è importante la connessione non tanto con la nostra mente razionale, che è molto limitata, ma col nostro intuito, perché è l'intuito che è collegato all'universo. Durante delle letture akashiche, a volte mi è capitato di dare dei consigli. Per esempio, c'era una ragazza, questo è emblematico, me lo ricordo sempre, che aveva mal di schiena. E a un certo punto, mentre stavo facendo questa lettura, mi è arrivato olio di, adesso non ricordo se fosse menta, olio essenziale di una pianta, e adesso non ricordo nemmeno quale fosse, di pino, l'olio essenziale di pino. Ebbene, io non sapevo assolutamente che quest'olio essenziale di pino fosse benefico per la schiena, e invece poi dopo ho detto: ma che è sti informa, ma che cavolo gli vado a dire? Cioè, mi ero messa pure un attimo così in imbarazzo, e invece dopo vado a vedere ed effettivamente l'olio di pino aveva delle proprietà benefiche per la schiena. E tu dici: ok, questa informazione dove l'hai presa? L'ho presa da Akasha, l'ho presa dal mio inconscio, che è strettamente collegato con il tutto, ok? E non sono solo io, cioè nel senso non è che solo Giorgia o solo i medium o solo le persone con forti abilità psichiche hanno questa, diciamo, questa facoltà di collegarsi con l'universo. È sempre tutto così, soltanto che noi dobbiamo darci la, l'ho detto soltanto, che è un po' la calabrese, dobbiamo darci la possibilità di aprirci a questa nuova modalità di diciamo di ragionare, a questo, io lo chiamo affidarsi all'universo. Ripeto, da quando ho scoperto il mondo degli oracoli, da quando ho scoperto da quando mi sono aperta al mondo della spiritualità, che è comunque stato un passaggio graduale nella mia vita, sto scoprendo che la mente razionale è un puntinino infinito che ti permette di capire le cose. La mente più potente è il tuo intuito. Ok, il tuo intuito. E perché? Perché l'intuito è connesso con l'universo, come ti ho detto prima. E quanto più tu ti rilassi e ti lasci andare e sai che ogni cosa che ti capita
Ti capita per un motivo, perché c'è sempre qualcosa da imparare. Infatti, ho imparato anche a dire: wow, che figata! Per esempio, la mattina io quando mi alzo vorrei, che ne so, vorrei stare in silenzio. Invece, magari ci sono a casa un sacco di rumori, mamma che mi chiede le cose, eccetera, no? E allora stamattina proprio mi sono svegliata e ho detto. E questa cosa mi spingeva a rimanere nel letto oppure ad aspettare che le uscisse, però poi se io aspettavo tutti questi tempi, insomma, facevo tardi al lavoro, insomma, ho detto no, io stamattina scendo e vedo questa situazione che in apparenza può essere negativa, no? Il fatto di non avere la quiete che uno vuole per stare in silenzio, per meditare, perché la mattina, a differenza di prima che facevo la pazza, adesso ho più bisogno di quiete. Ho detto, vediamola come una sfida. Ho detto, wow, che figata avere una famiglia casinista dove che ti permette di, diciamo, di imparare, cioè di riuscire a fare quelle cose che vuoi fare anche se ci sono delle difficoltà, perché ovviamente non viviamo in un mondo di perfezione. E questo poi mi ha portato all'accoglienza, a essere meno rigida con me stessa e con gli altri. Insomma, vabbè. Dall'intuito, dall'entanglement siamo arrivati a finire a questo, come sempre nei miei discorsi, nelle mie lucubrazioni akashiche inconsce. Però quello che ti voglio dire è veramente questo. Noi siamo tutti collegati. C'è un esperimento che è stato fatto, non un esperimento, cioè ci sono stati diversi esperimenti in realtà che sono stati fatti da fisici. Non è roba New Age che tu dici, ma che sta di questa? Cioè è roba scientificamente documentata. Ci sono stati un sacco di scienziati, oltre Einstein che si cita sempre, no? Anche uno scienziato che si chiama Bohm, che tramite dei suoi esperimenti ha dimostrato come, appunto, come tutto è uno, come l'universo è olografico. Non so se l'hai mai sentita questa parola dell'universo olografico. Bene, vattela a cercare, ci sono dei video in rete bellissimi. Ne ho visto uno di un ragazzo che si chiama Giuseppe, vabbè, te lo linko qua nell'info box. E dice che significa che l'universo è olografico, perché questo entanglement, perché siamo tutti uniti? Perché fondamentalmente l'universo, non so se hai mai visto un ologramma, non te lo so spiegare proprio benissimo, mi dovrei documentare ancora meglio, però fai conto che l'ologramma è una figura, ok? Come una figura, diciamo come una diapositiva. Questa diapositiva, se tu la inizi a tagliare in tanti piccoli pezzettini, vedrai che, essendo un ologramma, ogni piccolo pezzettino di questa figura rispecchia l'intero universo. Cioè, per esempio, se tu c'è una foto che ritrae me, che adesso sto per esempio così, no? Che mi vede, c'è una foto in cui ci sono io con dietro l'elefante, il letto, io con la collana, vabbè, tutte queste cose. Se ritagliassimo, se questo fosse un ologramma e se noi ritagliassimo in tanti piccoli pezzettini questo ologramma, vedremmo che ogni piccola parte di questo ologramma in realtà rappresenta in miniatura questa stessa figura che tu vedi adesso, ok? E questo che significa? Dice, ma perché mi stai dicendo queste cose, Giorgia? Io che cosa ne devo fare di questa informazione? Allora, questa informazione è importante perché ti dice che tu, che stai guardando questo video, contieni dentro te stesso tutte le informazioni dell'universo, cioè tu non sei una parte dell'universo, sei l'universo in miniatura. Non so se hai capito, c'è la portata di questa informazione. A me mi ha fatto un attimo, cacchiarola, adesso mi devo dare da fare. Mi ha dato un attimo questa sensazione, no, di grande responsabilità, ma anche di grande amore, perché fondamentalmente noi parliamo tanto di Dio, dell'universo, di tutte queste cose, ma l'universo che cos'è? Che cos'è? Lo sei mai chiesto che cos'è? L'universo è amore. Noi siamo amore. Se l'universo è amore, tu che sei un ritaglietto di questo universo, sei amore. Quindi io ho fatto questa connessione perché poi elaboro tanto, insomma, non è che io elaboro, cioè queste informazioni se non ve le dico adesso, poi le dimentico e l'universo non mi dà più niente. Dice, ma cacchio, io ti sto dando tutte queste informazioni, le vuoi condividere? Perché tante volte mi faccio prendere un po' dalla pigrizia, no? Però anche con la voce così ho detto no, io oggi devo condividere con i ragazzi queste informazioni bellissime. E quindi, che stavo dicendo? Stavo dicendo che tu
che, ecco, perché l'entanglement è collegato all'amore per se stessi? Perché se tu capisci questa cosa, cioè se tu capisci che l'universo è amore, che noi, cioè questa forza creatrice, perché stiamo qua? Perché ci hanno creati? Perché per questa forza di amore ha detto: aspetta, fammi creare pure Federica, fammi creare pure Giulia, fammi creare pure Marco, perché voglio far elevare questo amore, voglio far elevare questa vibrazione, voglio che ognuno di voi, attraverso la realizzazione di se stesso, emani amore, ok? E quindi se tu sai di essere, anche se ti percepisci come piccolo, per esempio quando si tratta di fare, che ne so, dei piccoli cambiamenti, pure a livello, no, si parla tanto di clima, questa ragazzina che sta spopolando, che ci sta facendo prendere, questa Greta Thunberg, non mi ricordo mai il cognome, vabbè, perdonami Greta, perdonami. Ecco, lei, diciamo, tutti questi cambiamenti a livello climatico, no? Uno dice, si sente inutile, dice, ma che faccio? Cioè, qual è l'importanza di quello che faccio io nel mio piccolo? È inutile che mi metto a fare le cose perché tanto non hanno importanza, perché io sono uno. E invece no, la teoria dell'entanglement e dell'universo olografico e del fatto che siamo tutti uno, in realtà ci spinge proprio a questo, cioè guarda che se tu fai quel passettino, quel cambiamento, che se tu invece di consumare le bottiglie di plastica, consumi insomma, ti compri le bottiglie di vetro, oppure se tu fai la raccolta differenziata, se tu mangi meno carne, bevi meno latte, consumi minor prodotti animali, minor, insomma, consumi il minor numero di prodotti animali possibili, tu fai la differenza perché tu sei l'universo in miniatura, ok? Il fatto che tu esista non è scontato, tu stai qua perché c'è un motivo e anche se non l'hai trovato adesso non fa nulla, ovviamente ti invito a scoprirlo, c'è questo mio video che ti metto qui oppure nell'info box, ma vediamo perché lo vorrei pubblicare subito questo video. Cioè, scoprila la tua missione. E una cosa che ho scoperto anche è che anche se tu pensi di non saper fare nulla, che non sai fare niente, non ti preoccupare, la tua esistenza comunque vale. Perché se tu sei qua, anche se stai fermo, senza fare niente, già la tua energia modifica l'energia dell'universo, ok? Ogni piccola parte dell'universo che siamo noi, che sei, che sono io, che sei tu che mi stai guardando, sta già modificando l'universo. E questa, cioè, ho detto no, lo devo fare questo video perché, cioè, mi dà un entusiasmo incredibile sapere questa cosa. Ti faccio l'ultimo esempio. Allora, non so se sai la storia di ci sono due gemelline, adesso sono diventate gemelloni perché si sono fatte grandi. Praticamente queste due gemelline erano nate premature e sono state separate alla nascita, sono state messe nelle incubatrici, però una gemellina, diciamo, stava crescendo bene, insomma, si stava riprendendo molto bene. L'altra gemellina stava sempre male, non riusciva a guarire e stava quasi morendo. E queste due gemelline erano state messe in due incubatrici separate. Allora, che cosa decide di fare a un certo punto l'infermiera che aveva, si era ricordata anche lei, mi sembra aveva studiato qualche principio di fisica quantistica, come quelli che ti sto dicendo adesso. E che cosa decide di fare questa infermiera? Decide di prendere, col consenso dei genitori ovviamente, decide di prendere la gemellina che stava bene e di metterla nella stessa incubatrice della gemellina malata. E che cosa succede, ragazzi? Vi metto la foto, sempre nel box qui in descrizione o comunque il link. A un certo punto vedi proprio il braccio della gemellina che stava bene, cioè proprio che abbraccia, che avvolge la gemellina malata e questa bambina, questa ragazzina di pochi giorni a un certo punto risorge, rinasce, diventa rosa, si sente bene e comincia a respirare di nuovo. Bah, che cosa ci può insegnare questa storia?
ci insegna che tutto è collegato, che quelle due gemelline erano collegate, che l'una senza l'altra non poteva stare, che nel momento in cui sono state separate, il momento della separazione è stato fatale per loro, ok? E quindi invece il fatto che poi lei è guarita per la vicinanza della sorella, soltanto per la vicinanza della sorella, non gli sono, cioè, gli erano stati anche dati magari sicuramente medicinali, ossigeno, tutte quelle cose che si fanno quando dei bambini nascono prematuri, insomma, ma è stata la vicinanza della sorella, due universi che si sono ricongiunti. Ok? E questo, diciamo, spiega anche perché tante volte, ad esempio, noi pensiamo a una persona e quella persona, diciamo, in automatico poi ci chiama oppure comunque sente i nostri messaggi che gli arrivano, la telepatia. Che cos'è la telepatia se non questo? Se è spiega, c'è questo entanglement dietro, c'è questa connessione, c'è questa teoria dell'uno che spiega tutti questi fenomeni. Non è magia, è scienza, e l'ha spiegato bene la fisica quantistica, Einstein, Bohm, tutti questi fisici grandiosi che l'hanno spiegato, e poi ovviamente è stato spiegato anche dagli antichi maestri spirituali di una volta. C'è un libro che voglio leggere, che è stato scritto da questo Bohm e insieme a Krishnamurti, che si chiama La fine del tempo, che appunto l'ho letto, come dire. Me lo voglio leggere, è un libro che voglio leggere perché secondo me cioè, ci aiuterà a vivere anche, mi aiuterà, poi non so se lo vuoi leggere anche tu, a vivere in maniera molto più profonda, perché poi questa teoria spiega anche l'assenza di tempo, vabbè, mo non, insomma, il fatto che noi viviamo in realtà, cioè siamo esseri multidimensionali, che questa è una dimensione, ma in realtà ce ne sono tante altre. Ora non voglio dilungarmi perché in questo video, se no poi dove diventa esageratamente lungo, siamo già a 17, insomma doveva essere un video di 10 minuti, però volevo dare sfogo a questa mia esuberanza, a questo mio entusiasmo nell'aver fatto questa scoperta, e ringrazio un mio amico che mi ha diciamo ieri mi ha fatto delle domande su una cosa che gli era successa, e quindi lo ringrazio perché mi ha dato l'opportunità di approfondire leggermente queste cose che già sapevo, però sono andata a riguardarmi altri materiali, altri video che conoscevo, e di fare questo video, quindi grazie che mi hai dato questa possibilità. Adesso non so tu come vuoi applicare queste nuove nozioni nella tua vita. Sentiti, io direi questo, di iniziarti a sentire amore, di iniziare a sentire amore dentro di te, perché la tua creazione non è a caso, ok? Sei stato creata o creato con uno scopo. E anche se non, diciamo, anche se non ti senti a tuo agio, anche se non senti di valere, eccetera, eccetera, sono tutte paranoie, tu sei parte di questo progetto di amore che ha fatto Dio, che ha fatto l'universo, chiamalo come vuoi, e sei amato così come sei, perché sei già questo, sei l'universo, sei Dio, sei amore, ok? Ci vediamo nel prossimo video.